È arrivato il momento della verità. Non è facile, ma dobbiamo ammetterlo. Dobbiamo farlo per i nostri partner, ma soprattutto dobbiamo farlo per noi stesse. Noi donne, alcune volte, a letto, non siamo esattamente delle performer eccellenti. Anzi, spesso siamo pure un po' capre. Non ci deve stupire. Ma seguendo queste 5 regole possiamo migliorare insieme. Forse. Tempo fa avevamo parlato delle 5 cose anti-orgasmo che fanno gli uomini. Tra l'altro io mi sono beccata pure minacce di morte. Qualche insulto leggerissimamente pesante. Tasto dolente, ragazzi. Ma quello che è giusto è giusto, non esiste solo un lato della medaglia. Quindi ecco le 5 cose che noi donne non dovremmo mai fare durante il sesso. Al quinto posto c'è giocare a risico. Ok, allora io non glielo do fino al terzo appuntamento, poi non gli scrivo dopo il sesso perché mi deve scrivere lui. Io glielo sono vino tipo a poco qua al polpaccio, così almeno non cado in tentazione. Non si fa sesso e siamo tutti felici. Circa. Lo so che non si parla d'altro, ma il sesso non è una puntata del Trono di Spade. Non c'è nessun Jon Snow che entra con noi nella caverna. Non c'è nessun inverno che sta arrivando. Ma soprattutto, raga, nessuno sta venendo. Al quarto posto c'è fingere. L'abbiamo fatto tutte ed è una vera cagata. Dove siamo finiti sul set di Harry di Presento Sally dei Poveri? Oh. Lo so che se lo facciamo è perché ci siamo rotti di pensare alle bollette mentre facciamo questo movimento un po' ondeggiante che tra l'altro ci fa pure venire voglia di vomitare. Ma pensiamo anche a quel povero disgraziato che si sentirà tutti i nostri e quindi crederà pure di aver fatto bene. La prossima volta rifarà le stesse cose e noi dovremo di nuovo fingere. E così via, in un circolo vizioso che è più vizioso. C'è ben poco. Al terzo posto c'è svenare per la biancheria sexy. Agli uomini non frega una beata mazza delle nostre mutande, loro non vedono solo l'ora di togliercele. Tra l'altro è scientificamente provato che più è caro il reggiseno, più per loro sarà difficile toglierlo. Ci sono quasi, aspetta, molto sexy, no? No, un attimo. Ferretto. Al secondo posto c'è soffrire di stitichezza verbale a intermittenza. Spesso in quei momenti lì la cosa peggiore che possiamo fare è stare zitte, mute come dei pesci, non dire che cosa ci piace, non dire che cosa non ci piace. Ma sono giapponese. E poi però lamentarci che quei poveretti non sapevano letteralmente che c***o fare. Letteralmente, l'ho detto apposta. Ne parliamo liberamente, non sempre solo con le nostre amiche, alle quali diciamo delle cose che farebbero impallidire pure Carrie e compagnia bella, mentre invece coi diretti interessati... Se una cosa ci piace diciamolo, se non ci piace diciamolo, basta con questi tabù. Che schifo, io quello non lo faccio. What is masturbazione? I don't understand this word. Al primo posto c'è non farti un'idea sbagliata di me. Gliel'abbiamo data al primo appuntamento. Non vorrei che ti facessi un'idea sbagliata di me. Gli abbiamo fatto una richiesta più hard del solito. Non farti un'idea sbagliata, ma preghiamocene. Il mondo non si divide tra puttane e spose, tra sante e poco di buono. Abbiamo desideri sessuali diversi e non giudicabili, esattamente come gli uomini. E no, non è vero che noi donne facciamo solo l'amore. Noi donne facciamo anche sesso. È sano, è giusto e non dobbiamo sentirci sbagliate per questo. Vogliamo fare una cosa? Facciamola. Vogliamo che lui ci faccia una cosa? Chiediamogliela. Così almeno la smettiamo con tutte ste pippe. Mentali, pippe mentali. Madonna che fatica. Condividete questo video il più possibile e dimostriamo agli uomini che a differenza loro noi accettiamo le critiche. E lo facciamo pure col sorriso. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Facebook e su Instagram. E se vi va commentate qui sotto scrivendo che cosa secondo voi sbagliano le donne nel sesso. Noi ci vediamo al prossimo video.